Ciao a tutti, io mi chiamo Sabrina e benvenuti in questo mio nuovo video. Oggi vi parlerò del mio tedesco. Scusa, che sai dov'è il centro? Scommetto che siete italiani. Sì, ma che bello, guarda, finalmente qualcuno che parla italiano. Ma sei brava, lo parli benissimo l'italiano. Grazie. Sì, sì, in effetti il mio italiano è perfetto. Ma sei italiana? Sì. Tutto ebbe inizio nel lontano novembre-dicembre 2015. Io sono arrivata qui in Austria che sapevo a malapena dire ciao e contare fino a 10. Hallo. I primi 2 anni ho studiato quasi senza sosta, tutti i giorni, e se non studiavo magari mi guardavo qualche video su internet, qualche cartone. Tipo Peppa Pig? No. Sì. No. Sì. Guarda che ti ho vista guardare Peppa Pig. No, ora Peppa Pig no. Ti ho visto? Ti ho visto. Ok. Sì. Sì, lo ammetto. Ho visto anche Peppa Pig, ma ammetto che questo mi ha aiutato molto. A volte sono i cartoni quelli più semplici, che hanno parole basilari, che all'inizio ti aiutano di più. Quindi se anche voi volete imparare una lingua nuova, non temete di andarvi a guardare qualche cartone animato che magari non avreste mai pensato di guardare. Tipo Peppa Pig. Perché sono proprio quelli che ti possono aiutare ad imparare le prime parole importanti di una lingua. Ho studiato molto in vari siti e anche su YouTube, ci sono molti canali validi che vi lascerò in descrizione, che guardavo in continuazione e mi hanno aiutato moltissimo. Poi un giorno ho scoperto i casi. Ehi, ma chi sarà mai? Il nominativo è quando devi chiamare qualcuno per nome, l'accusativo è quando devi accusare qualcuno, il punto il dito, il dativo è quando devi dire una data. Il genitivo lo useranno i geni. No, non è proprio così. Sono abbastanza complicati i casi, però con il tempo, ci si fa l'abitudine, soprattutto con la pratica, quindi non vi preoccupate se non li capite subito. Conoscerli in sé per sé non è poi una grande difficoltà, la difficoltà più grande è proprio metterli, applicarli proprio mentre si parla, quindi diciamo che non escono proprio in automatico all'inizio, ci vorrà molta pratica. Quindi non vi preoccupate, i casi sono un muro che si può rompere, ma con il tempo, non subito, solo con il tempo e con un po' di pazienza e senza abbattersi. Ho fatto anche 2 corsi di circa 30-40 ore e un altro corso su Skype di 10 ore. Non sono stati dei corsi intensivi, però devo ammettere che mi hanno aiutato, insomma un po' quello, un po' internet, un po' vivere qui, quindi avere la possibilità di praticarlo anche nelle piccole cose, mentre vai a fare la spesa o vai a bere un caffè e ordini un caffè o una pizza o quello che vuoi, insomma tutto aiuta. Poi c'è da dire che i primi 2 anni io ho lavorato con italiani e questo non mi ha aiutato, anche perché il mio compagno è italiano e poi uscivo, andavo al lavoro e parlavo italiano, quindi questo non mi ha aiutato a mettere in pratica quello che imparavo giorno per giorno. Nell'ultimo anno invece ho lavorato per austriaci o comunque con persone con la quale dovevo per forza parlare tedesco e devo dire che mi ha aiutato tantissimo, anche se all'inizio è stato molto difficile, soprattutto psicologicamente perché avevo una paura tremenda. Ad esempio ho lavorato qualche mese in un supermercato e i primi giorni quando dovevo entrare a lavorare, soprattutto il primo giorno, ero terrorizzata perché avevo paura di quello che sarebbe potuto succedere non sapendo bene il tedesco. Oddio, questa che mi chiede ora? Che cavolo mi chiedono? E se mi chiedono una cosa che non capisco? Sie sind gar die ganze Zeit hier geblieben. Sie sind gar die ganze Zeit hier geblieben.
Maus. Mi è capitato anche di avere colleghe che parlavano il dialetto e quando ti parlano dialetto veramente capisci pochissimo. Il problema è che non tutti quelli che ti parlano dialetto capiscono che non solo non devono parlarti in dialetto, ma devono parlarti anche un po' più lentamente. È un po' come un italiano, no? Se va da uno straniero che sa poco la lingua, che ne so, sei romano, sei napoletano, sei friulano, insomma, di dove sei, se gli parli in dialetto ovviamente non capisce, è normale questo. Ma se quando non capisce continui a ripetergli la stessa frase con le stesse parole, cioè continuerà a non capire. Quindi quello che devi fare è cambiare le parole. E questo è quello che qualche volta mi è capitato, proprio di trovarmi davanti delle persone che quando non capivo mi ripetevano usando le stesse parole, ma se in quella frase c'è una parola chiave, quindi una parola molto importante che io non conosco, se continui a ripetermi questa frase usando sempre quella parola, continuerò a non capire. Poi ci sono le persone che se ne rendono conto e se non capisci una frase provano a dirtela in un'altra maniera, usando altre parole. Quello di lavorare con austriaci è stato uno scoglio molto grande che ho superato e devo dire, anzi io vi consiglio, di lavorare in luoghi dove per forza di cose dovete parlare in tedesco. Perché comunque la paura c'è per tutti, è normale, le figuracce si fanno, dovete accettarlo, però se veramente volete imparare una lingua, se volete veramente integrarvi un po', quello che vi consiglio io, ecco, è quello di non per forza andare a lavorare per italiani, o perlomeno magari lavorare per italiani per un periodo, però poi cercare di staccarsi per poter interagire meglio anche con chi non è italiano e potersi di conseguenza anche integrare. Mi è capitato più di una volta di ritrovarmi davanti delle persone che magari hanno voglia di parlare, iniziano a parlare, parlano piano e cercano di farsi capire. Tu gli rispondi perché li capisci, quindi questi che cosa pensano? Pensano che tu il tedesco lo sai parlare, quindi incominciano a parlarti veloce e a parlare con parole complicate, però a un certo punto tu non capisci più niente di quello che stanno dicendo, non sai come fermarli perché così continuano a parlarti veloce, a un certo punto è anche troppo tardi per dirgli che non hai capito, quindi c'è questa situazione imbarazzante in cui tu gli fai un sorriso sperando che non si renda conto che insomma da un certo punto in poi non hai capito niente. Una paura grandissima che ho ancora è quando mi chiamano al telefono cellulare, cioè praticamente mi prende il terrore perché ogni volta che mi chiamano non so chi è, chi potrebbe essere, se li capisco, se non li capisco, e allora se non capisco che cosa succede. Oddio, ok. Insomma, ricapitolando, il mio tedesco in 3 anni, nonostante l'ultimo anno praticamente non l'ho quasi per niente studiato, è migliorato molto. Non riesco ovviamente a fare delle conversazioni filosofiche o particolari, però diciamo che mi arrangio. I consigli che posso dare a chi vuole imparare il tedesco è quello di avere molta pazienza, anche perché tante volte può capitare di studiare il tedesco in Italia, magari anche a scuola, ci sono tantissime persone che conosco che hanno studiato il tedesco a scuola, poi vengono qui e praticamente devono ricominciare da capo a studiare, perché ovviamente studiarlo a scuola e poi ritrovarsi nel posto non è la stessa cosa, insomma se non si fa pratica, se veramente non ci ritroviamo in un posto a parlare la lingua tutti i giorni, a confrontarsi con la nuova lingua tutti i giorni, difficilmente riusciamo a imparare per bene una lingua e togliersi anche le paure di parlarla. Un altro consiglio, come dicevo prima, è non aver paura ad affrontare le persone, specialmente sul lavoro, come andare a lavorare per austriaci o per tedeschi, quindi in un luogo dove nessuno parla la tua lingua madre. Lo so che è una cosa difficilissima e può terrorizzarti, ma quello che mi ripetevo io tutti i giorni quando avevo paura di entrare al lavoro i primi giorni, perché non sapevo mai quello che mi sarebbe potuto succedere, era che male che vada
fai una figuraccia e ti licenziano, nel senso proprio nel più drammatico dei casi. Raus! Cioè, se perdi un lavoro ne ritrovi un altro, nel senso, comunque sia, provare ne vale sempre la pena. Fatemi sapere voi come ve la cavate con il tedesco, comunque sia con la lingua che state studiando, qua nei commenti. Lasciate un mi piace se vi è piaciuto il video e non dimenticatevi di iscrivervi al canale. Al prossimo video!